Secondo tempo dell'incontro di calcio tra Robecco D'Oglio e Pieve 0-10, risultato parziale del primo tempo 0-0. Terzo minuto, arriva dalle retrovie un pallone per la testa di Ferrari per Gianluca Girelli che tira in porta scivolando, arriva Sordini e infila il portiere Cerioli per l'1-0 per il Robecco. Si abbracciano i giocatori in maglia rossa per questo vantaggio acquisito all'inizio del secondo tempo. E andiamo a rivedere a rallentatore questo gol del Robecco per controllare la posizione di Gianluca Girelli sul colpo di testa di Ferrari. In questo momento l'attaccante sembra in linea con il difensore Somma, quindi in posizione regolare, scivola sul tiro Girelli, respinge come può Cerioli, poi si rialza ma arriva Sordini che centra lo spiraglio tra portiere e palo destro poco controllato dal Cerioli. E al terzo minuto si ricomincia con la squadra ospite in svantaggio per 1-0. Fallo laterale Maggi per Ferrari Thomas che si libera di due giocatori e poi tenta un tiro che è troppo alto. In attacco la Pieve 0-10, ma è Preti che anticipa lì da lì e poi avanza, grandi falcate verso il centro del campo. Due le ali sono pronte, ma è Cavalleri che interrompe tutta l'azione promettente del ragazzo del Robecco che cade a terra sollevato da Somma. Quindicesimo minuto, punizione per il Robecco, la palla arriva in area, passa sotto le gambe di Chizzoni, Gianluca Girelli tenta un gol che sarebbe stato un capolavoro. Diciottesimo minuto, siamo nella tre quarti del campo del Robecco, prende la palla Lilalì, un'avanzata ubriacante e poi scambia la palla con Franzini, entra in area, tira in porta, ma è Franzé pronto in porta a parare il colpo che doveva essere destinato alla rete. E noi andiamo a vedere questa pregevole azione di Lilalì che dialoga con Franzini e poi si libera per il tiro, prontissimo Franzé a negare il lieto fine a questa bellissima azione di Lilalì. 19esimo, conquista il pallone al centro del campo Ferrari Thomas, dà la palla a Sordini, Sordini lancia Gianluca Girelli che deve vedersela con Somma, attende l'arrivo dei suoi compagni e poi dà la palla a Diagne Falù che entra in area, mette la palla al centro dell'area per Thomas Ferrari che scaglia un tiro che si infrange sulla terga di Cavalleri, palla allontanata. 22esimo, Venturini in profondità, scivola Preti, Franzini può andare da solo verso l'area avversaria, entra in area affrontato da Ferrari Alessandro, ma scivola anche lui nella pozzanghera di fango. 25esimo, punizione pericolosa per il Robecco, palla che arriva nell'area piccola, Gianluca Girelli alle prese con Cerioli che arriva e agguanta il pallone ai suoi piedi. 25esimo minuto, sostituzione, Gianluca Girelli lascia il posto per Massimiliano Girelli, suo fratello. Ma perché? 32esimo, punizione ai limiti dell'area del Robecco, Gaboardi tira in porta, deviazione di Franzini che non inganna Franzé. Palla che arriva nell'area della Pieve 0-10, Somma butta via il pallone lontano, scivola Salemi del Robecco, l'arbitro fischia un fallo ma ha preso un abbaglio. Lilalì, passaggio vellutato per Merli contrastato da Zanichelli e poi Franzé coraggiosamente si butta a terra e la blocca. 48esimo minuto, punizione per la Pieve 0-10, tutti sono nell'area piccola, parte il tiro e poi c'è una deviazione ed è gol, gol della Pieve 0-10 che raggiunge il pareggio al 48esimo minuto. Si lamentano difensori e portiere pensando a qualche posizione irregolare o a qualche entrata pericolosa, ma noi andremo a rivedere al rallentatore questo gol. E vediamo che la palla arriva nel mucchio e viene deviata da Radi Luca e non ci pare di vedere nessuna irregolarità. Pareggio raggiunto dalla Pieve 0-10. 50esimo minuto, Robecco ancora in attacco, fallo laterale, la difesa ribatte con un colpo di testa verso il centro del campo, scontro tra due centrocampisti, fallo fischia l'arbitro e poi succede un tafferuglio, una testata e l'arbitro interviene e vediamo che sarà un cartellino rosso per Lilalì e uno anche per Maggi numero 3 da Robecco che si chiede perché. E noi cerchiamo di andare a vederci chiaro in questa zuffa che si è sviluppata tra i due giocatori. Si scacciano per la conquista del pallone e poi Maggi dà un calcio a Lilalì che risponde con una testata pericolosissima. E probabilmente dopo questo increscioso episodio la partita volge al termine e l'arbitro in effetti fischia alla fine questo incontro che certamente non è finito in gloria.